A Vinitaly 2015 a Verona, l'occasione di incontrare tantissimi produttori di vino di altissima qualità. Abbiamo parlato con Rinaldi Vini, un'azienda della provincia di Alessandria che produce vini pregiati destinati prevalentemente all'estero. Vediamo. In queste giornate abbiamo portato le nuove annate della nostra produzione, che è rappresentata principalmente dal Moscato d'Asti e il Bracchetto d'Acqui, che sono i vini di punta della Quese, che è la zona di nostra provenienza. Abbiamo anche presentato questo vino, che è un Pink, è un blend tra il moscato e il bracchetto, giusto per una sperimentazione, per cercare di fare qualcosa di nuovo e sempre per cercare di coinvolgere maggiormente un pubblico giovane. Il vino è tradizione, però insomma è anche innovazione, connubio tra tradizione ed innovazione. Esportiamo l'85% della nostra produzione, principalmente verso gli Stati Uniti, che è il nostro primo mercato. Poi facciamo bene anche in Asia, dalla Corea del Sud alle Filippine. Stiamo cercando di sviluppare la Cina, che è il mercato del futuro, un po' complicato, però piano piano cerchiamo di arrivarci, puntando sulle caratteristiche di qualità, tipicità, peculiarità del prodotto. È la strada più difficile, però senz'altro piano piano i risultati arrivano e abbiamo questa fortuna che l'Italia gode di una grande credibilità all'estero. L'Italia è sempre guardata come la culla del vivere bene, del buon cibo, del buon vino, e quindi noi insomma siamo abbastanza avvantaggiati da questo riscontro, da questa fedeltà che gli stranieri hanno verso l'Italia, da questo amore che hanno verso la nostra nazione. Ecco, da questo punto di vista, quali sono le strategie che adottate? La presenza con le fiere, l'Istituto del Commercio Estero? Presenza con le fiere, viaggiare tanto e fare conoscere il prodotto, cercare di avere delle partnership forti con l'importatore, e cercare di costruire con lui dei rapporti duraturi e aiutarsi a vicenda a crescere insieme. Insomma, supportarlo specialmente nella fase iniziale è importante, perché i prodotti vanno, soprattutto all'inizio, vanno spinti e bisogna farli conoscere. È un po', diciamo, paradossalmente il punto debole, ma anche la nostra forza, cioè l'avere una biodiversità incredibile, tantissime uve, tantissimi vitigni, e non è così semplice comunicarlo a volte, ecco questo, quindi bisogna lavorarci molto e spendere tempo a lavorare con queste persone.